Cazzo, un po' di soldi in una tenda non è male. Sì, ma... Cosa ci possiamo comprare con i soldi? Tra l'altro qui non mettono virgole, quindi non si capisce se è un Ferion o un po' di soldi e una tenda, oppure uno dei Ferion o un po' di soldi e una tenda. Ah, quindi poi tutto è metà metà. No, è che non capisco se intendano che la tenda te la danno in ogni caso, oppure vabbè, do per scontato che non ve la danno in ogni caso. Ma la domanda è, con un po' di soldi, cioè in generale con i soldi cosa possiamo acquistare? Qualcosa che ci dà una tenda. Ok, a parte una tenda. Con un po' di soldi ci puoi comprare un'armatura fisica, per darti un'idea del livello di prezzo. Ah! Un'armatura fisica di quelle belle. Quindi che ti dà due punti magici? No, di quelle belle. Cioè di quelle fatte bene, non tipo la sua. Ok, un'armatura magica invece? È un piccolo tesoro. Ti cazzi! Armatura magica vale. C'è una vale. È una scaglia di drago. Non invece... pensate di derubarvi tra di voi, per favore. E un Ferion invece quanto costerebbe? Credo un po' di soldi anche quello. No, teniamoci il Ferion, lui ci tiene caldo durante la notte. Ma... insomma... Poi puoi incornare le però cose. Non abbiamo una tenda poi. Sì, ma è più utile della tua schiava, senza offesa, per portare le cose. No, per portare le cose ci sta, ma io vorrei dormire sotto un tetto. La compriamo. Io sono ricco, non voglio vivere da povero. Appunto! Non voglio dormire alla ghiaccio. Sono mesi che dormiamo alla ghiaccio. Wow. Lo sai quanti poveri ti stanno ascoltando in questo momento? No, aspettami un po', però con un po' di soldi possiamo comprare un Ferion. Quindi facciamoci dare un po' di soldi, compriamo un Ferion e abbiamo anche la tenda. Non ha tutti i torti. Quindi... ci prendiamo quindi un Ferion e la tenda. Già, in effetti in questo senso è un po' stupido, perché se vuoi comprare un Ferion con un po' di soldi, perché ti danno un po' di soldi a una tenda oppure un Ferion? Dovevano metterle nelle virgole, capo. Quindi probabilmente ci danno il Ferion e la tenda. Sì. Ok. Quindi per me va bene anche il Ferion, l'importante è che ci sia la tenda. Allora, la tenda c'è in entrambi i casi, quindi per me va bene. No. Come la chiamiamo ora e di chi sarà quella cavalcatura? Mia! Io ho già la cavalcatura, quindi litigatevela voi. Ovviamente la prendo io. La prendi te. Certo. Puoi tenerci il goblin sfracellato almeno. Se ne ho voglia, sì. Quindi hai voglia? No. Minchia, attacchiamo. Sicuro di non averne voglia? Mi ho preso per il culo, idioti. Ah, ok. Ah, ok, quindi me lo tieni il goblin. Un bello scherzo, hanno già tutti pronti ad attaccare. Esatto. E così i nostri figli di puttana si lasciarono alle spalle un incendio dietro di loro. Nel bosco, tra l'altro. Sì. Salivo sul ferro, so che lasciavo tutti. Abbiamo dato fuoco alla casetta. Non abbiamo dato fuoco noi alla casetta, ha preso fuoco da solo il nemico. Perché non voleva che gli lasciassimo la casa, ha detto. Se devo morire, morirò con la mia casa. E si è dato fuoco. Questa è benzina, io mi do fuoco. Non siamo stati noi a bruciare metà della foresta. Va bene. Non siamo metà. Gli stupidi. Quindi, ragazzi, dormiamo. Sì. Io voglio andare a vendere la spada in nero ferro. Quanto mi danno? Se mi danno un po' di soldi mi compro l'altro ferro. Mi danno un po' di soldi. Chi vuole l'altro ferro? Lo prendo io l'altro ferro. Non basta per un'armatura. Compro un'armatura. Non ti vendo un'armatura. Merda. Okay. Allora li tengo da parte, magari li prendo dopo. Tanto ce l'abbiamo per ora i trasporti. Va bene. A me interessa più di quello che aveva il goblin, ma cazzo adesso è quasi irrecuperabile. Se non troviamo i troll sarà un casino. Oh, mi raccomando, se incontriamo i troll, elogiateli, capito? Contare fino a 5 è... il massimo della vita, e loro l'hanno raggiunto. Minchia. Siamo 5 vite. Sì. Giusto, esiste un troll con malformazioni e hanno 6 dita? Sì, il Reddit. Wow. Davvero? È scritto nella... ma l'ha raccontato tipo 10 volte sta storia, e ogni volta c'è qualcuno che se lo dimentica. Un po' come i Ferion. Ma Ferion è un nome difficilissimo. Ma quindi, non è vero. Il re dei troll è invidiato da tutti. Non si sa nemmeno se esista. E il fatto è che gli altri non sanno dell'esistenza del numero 6, quindi lui sa qualcosa ma non può spiegarlo agli altri. Esatto, il redditore ha ben 5 dita, quindi può contare fino a 5. È come se io ti spiegassi un nuovo colore, ma tu non puoi capire il nuovo colore. Sì, perché non l'hai mai visto. Esatto, perché non hai quella concezione. Vabbè, andiamo a cercare i troll per favore, dopo averlo ammito.
Ma non ci sono nell'accampamento. Cosa? I troll. Sì, andiamo a cercarli dopo aver dormito. Ma andiamo a dormirci all'orda, lì ci sono di sicuro i troll. Infatti. Nell'orda. Cioè, vuoi davvero... Chi se la prende la tenda, tra l'altro? Lo posso dire la sera la schiava? Sì. Tenda la schiava. Però adesso hai una tenda in cui dormire. Sì. Ma abbiamo dormito? No. Andiamo a dormire. Ma ci sì. Pulliamo, ok, recuperate 10 punti, scegliete voi se metterli alcuni in valore, alcuni in punti magia. Botto. E vabbè, uno per ogni ora di sonno. E quelli che avanzano li mettono in eroismo? No. Possiamo recuperare solo 6 punti? Cioè solo punti che siano necessari, tipo 8 punti a me basterebbero? Sì. Ok, in quelle due ore andiamo a uccidere i bambini. Ok, ma tanto anche a me basta. Vogliamo andarlo a fare? Sì. Ok, quindi... Io ma in realtà sei. Anche voi vi svegliate, loro si svegliano prima perché sono quelli che hanno subito meno danni. Ok, quindi... E hanno usato meno... No, tu hai usato anche della magia. Io ho 5 ore in realtà dormire. Okay. Ok, calcolate quanti punti vi servivano per dormire. Uno. 4. Ok. Perché io ho 19. 6 punti perché... Comunque potete recuperarli in una notte. A posto. A posto. Bene, posso ancora essere magico? Io dormo con l'armatura sbellucicosa. No. No, la perdi quando dormi. Ah, ok. Stavo pensando, possiamo andare anche a uccidere un po' di pelle. Cioè, andiamo all'orda prima possibile. Sì, io voglio uccidere te. Ho bisogno di uccidere qualcuno. Ne sento il bisogno. Tu non capisci! Mi serve! No. Non capisce la è in astinenza. Bene, quindi visto che abbiamo già finito, possiamo entrare già in territorio di trama a sto punto. Ok. Vai. Allora, la trama inizia adesso. Ti pareva cosa di trama? Questa era un po' un'introduzione abbiamo per due personaggi. Esatto. Farci capire un pochettino le dinamiche del gruppo. Ok. Quindi vi svegliate mattina presto, il giorno dopo, e riprendete a viaggiare. Non vuoi dire niente? No. Aspetta. Attraversate la steppa del Vespro, che essendo una steppa ovviamente fredda, e in lontananza i fuochi dell'accampamento del re, di cui ho già dimenticato il nome, Kortag, mi pare, si fanno sempre più vicini. Volete parlare di qualcosa mentre viaggiate? In modo conversare con Shibana. Ok. Dove l'hai lasciata a dormire? Fuori, naturalmente, legata con una corda. Sembra giusto. È una cavalcatura. È veramente tanto resistente. Ha sopportato le torture delle cappe nere sin da quando era bambina. Quindi qualche ossa se la fa. È la tua schiava più costosa, hai pagato un 5. Veramente potrebbe ucciderci. No, 60 di valore. È un LA25. È lei il boss finale. Minchia. Così, il mio nome non è Shibana, il mio nome è Aura Thompson. Beh, ci sarebbe... Oppure il mio nome è Abigail e inizia a bruciare tutto. Si rivela come il boss finale. Abigail la dea. Sarebbe divertente se la tortura fa livellare le persone, ma la tortura non fa livellare le persone. Beh, se il tuo personaggio muore e scegli lei per sostituirti, lei va automaticamente al livello che avevi tu. Quindi se muore al livello 5, lei diventa immediatamente un livello 5. Bella. Però io do per scontato che lei prenda la mia oscurità in caso. E perda le braccia. Onesto. No, diventerebbe un'elfa corrotta. No, doveva diventare uno spregone mutilato. Solo gli umani lo fanno. Si può sapere dove l'hai presa. Sono venuti loro da noi. È venuta con la sua famiglia. No, non è vero, ce l'hanno portata. Posso dirlo che ce l'hanno portata le ombre? Se vuoi sbraitare agli altri, tanto loro non sanno di cosa parli. Ce l'hanno portata le ombre. Cioè, questa. No, no, le ombre sono. Nostre alleati. La tua ombra te l'ha portata. No, le ombre, non ombre ombre, le ombre sono un'organizzazione nostra alleata. No, non mi interessa. Perfetto, ho cambiato subito. Io sono molto confuso. Ho cambiato subito il discorso. Posso chiedere alla tua schiava se ci trova qualcosa nel sacchetto? No, non puoi chiedere alla mia schiava se ci trova qualcosa nello schiaffo. Puoi chiedere a me di chiedere alla mia schiava. Posso chiedere a te di chiedere alla tua schiava? No. Shibana, vedi qualcosa in questo sacchetto goblin? Senti l'odore, senti l'odore. Dentro. Sì, io me la rido.
e dico, oh, ci vanno sciocchina.